Ciao! Indovina chi c'è? Siamo ancora noi! Oggi faremo un dolce, perché abbiamo fatto un primo, un secondo, e stavolta facciamo un dolce semplice. Certo. Le coppette della domenica. Certo, Clara, ma prima, sigla! Adesso prepariamo degli amaretti, un po' di cioccolato fondente, 250 g di mascarpone, zucchero, sale, un po' di caffè avanzato del giorno prima, con del caffè da pavione, un pochino di rum, due uova e possiamo partire. Allora iniziamo a dividere il rosso dal bianco delle uova. Vedete con le mani che così cola via bene il bianco. Che così non lo rompiamo. Certo, tocchi aiuto Clara se lo vuoi qua. Grazie. Ecco qua. Voilà. Ai nostri rossi aggiungiamo lo zucchero che stava prendendo il sale, ma sì. Veramente ecco, abbiamo fatto l'inganno. 4 cucchiai di zucchero. 3 e 4. E già che ce l'abbiamo davanti, mettiamo un pizzichino di sale nel bianco. Ecco qua Clara, la nostra Mirella. Inizierà a montare. Sì, Clara, ma perché metti il pizzichino di sale nel Perché fa prima montare. Adesso dobbiamo montare questo rosso, quindi dobbiamo farlo diventare bello cremoso e chiaro. Dovrebbe diventare quasi, diciamo, all'incirca il doppio del suo gusto. Ancora 2-3 minuti e la cremina è pronta. Intanto la nostra Mirella può fare una cosa. Dimmi, Clara. Mettere un pochino di caffè nel bicchiere. Sì, dimmi tu quanto. Basta così. Aggiungiamo un po' di rum. Che è questo? Un po' quanto, Clara? Metà fialetta. Queste sono le fialettine, quelle aromatiche. Se avete il rum in liquore, ancora meglio. Intanto prepariamo 5 coppettine. Quanti biscotti devo sbriciolare? Allora, con le dita. Sbriciola, fai un 4. 4 amaretti. Un 4 amaretti. Sì. Sbriciola dentro. Benissimo. E il fondo è fatto. E poi li bagniamo con un po' di caffè. Questo che abbiamo messo il rum. Quanto? Prendi un cucchiaino. Uno. Poi due. Girali un po' adesso, poi siete con lo stesso cucchiaino, in modo che si impregniamo. Così. Allora, Clara, dunque, questa crema buonissima, soffice e chiara. Adesso dobbiamo aggiungerci il mascarpone, però prima finiamo la base delle coppette. Sì. Aggiungiamo agli amaretti delle scagliette di cioccolato fondente, fatte cadere così a coltello. Così vedi che cadono giù. Guarda che bello. A ricciolo. Sì, parti con il tuo turbo a montarmi l'uovo, deve essere durissimo. Vado, parto? Via. Sì. Super duro, la tempa. Per vedere che sia montato bene, dovete fare la prova a cappello, praticamente. Non cade. Però volendo, Clara, una donna che ha premura, diciamo, perché adesso lo fa alle 3 di andare a lavorare, per forza sempre col cucchiaio. Se dovesse farlo con qualcosa di elettrico, succede che non viene. Ma allora, se proprio con la minima potenza, proprio con la... Ah, ecco. Allora, adesso la nostra crema è pronta, iniziamo ad incorporarci il bianco dell'uovo. Un pochino alla volta. Un cucchiaio alla volta. Così, Clara? Sì. Vai. Che bello. Vedete com'è compatto? Guarda, non vengo neanche a giocare. E così deve essere. Allora, la nostra crema finalmente è pronta. Adesso io ci aggiungo, questa è a discrezione perché a chi non piace può non metterla. Ecco, un pizzichino di vaniglia, di vanillina. Adesso versiamo questa crema nelle nostre coppette. Cominciamo con un cucchiaio per coppetta fino a che le abbiamo riempite. Con questo profumo la vaniglia cambia molto, eh? E poi ci aggiungiamo sopra altre 2 scagliette di cioccolato. Certo. Fondente. Mi raccomando, fondente. Perché al latte poi è troppo dolce. Deve essere fondente, perché infatti c'è un po' dolce amaro. Dolce amaro! Il tuo sorriso dolce amaro! E adesso le nostre coppette della domenica sono pronte da mettere in frigo. E Clara, per quanto tempo devono stare in frigo? Ma io direi almeno 2 orette prima della consumazione.
Grazie per averci seguito. Lasciate un mi piace e un commento. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Ciao! Ciao a tutti!